Grazie.
Montesilvano in via Vestina, sono le 19:12 minuti. Come vedete alle mie spalle, con le immagini di Roberto Pulimanti, sta per transitare il pullman scoperto del Pescara, che ha iniziato questo giro festoso per tutta la città, partito poco dopo le 17:30 dallo stadio Adriatico. Immagini davvero deliranti, con tantissimi tifosi del Pescara che hanno accompagnato e stanno accompagnando i giocatori del Pescara, i dirigenti, tutti coloro che si trovano sul pullman scoperto, che è sceso da Montesilvano Colle, sta attraversando proprio via Vestina, proseguirà per Corso Umberto, sempre qui a Montesilvano, e poi tornerà a Pescara, farà il suo rientro a Pescara in Piazza della Repubblica, dove ci sarà la festa questa sera. E vedete i giocatori proprio sopra di noi, e vedete il corteo davvero festoso di tantissimi tifosi che stanno seguendo il pullman del Pescara qui a Montesilvano, centinaia e centinaia di motorini al seguito della formazione bianca-azzurra per questa festa per la promozione del Pescara in Serie A, per il ritorno della formazione bianca-azzurra in Serie A. Tantissimi motorini, tantissime auto, ci sono anche le forze dell'ordine ovviamente a vigilare su questa festa, su questa grande giornata di sport per la città di Pescara. Centinaia, migliaia di tifosi stanno in pratica bloccando Pescara e Montesilvano per questa festa che si concluderà a notte fonda, questa festa che è iniziata al 91esimo della gara vinta dai biancazzurri, o per meglio dire pareggiata dai biancazzurri al provinciale di Trapani, gara che però di fatto è come se fosse stata vinta dalla squadra di Massimo Oddo, che ha coronato il sogno del ritorno in Serie A dopo 4 stagioni. Thank you.
Thank you.
Ma noi le bandiere le vogliamo vedere in piazza sventolare, non possiamo sventolare noi come delle bandiere, quindi noi dobbiamo avere la barra dritta e andare avanti, se siamo convinti di fare una cosa fatta bene, e noi lo siamo, e quindi andiamo avanti per la nostra strada rispettando tutti, ma chiedendo anche rispetto a tutti. Sono tutti ubriachi, Ci dispiace che ci lasciate. Lasciate una Lega comunque che cerca di migliorare. Però ve lo siete meritato, li guarderemo da lontano, speriamo soltanto di vedervi in Serie A per più tempo possibile. Però la cosa che vogliamo di più, oltre a una dignitosa Serie A, che manteniate nella memoria il vostro percorso nella nostra Lega e nella nostra categoria, perché credo che si possa stare benissimo in Serie A ricordando tutto il vostro percorso e il vostro passato. Ma guardate, io vi dico sinceramente che sto provando la più forte emozione, la sto provando adesso, perché prima non mi sono reso conto di quello che questi ragazzi non sono stati capaci di fare. E poi non so, sarà l'adrenalina, la responsabilità, il fatto di essere di Pescara. E ho finito la partita che non avevo neanche le forze di risultare. E invece adesso mi sto rendendo conto di quello che i ragazzi hanno fatto quest'anno. Un bravo a tutti quanti, un bravissimo a tutto lo staff tecnico, perché magari non li conoscete benissimo come ragazzi, come me, ma hanno fatto un lavoro eccezionale assieme a me e anche più di me.